Buonasera e bentrovati nella seconda edizione del TG6. In apertura ci occupiamo del sisma del centro Italia. Il commissario alla ricostruzione Vasco Errani e il capo della protezione civile Fabrizio Curcio il prossimo 15 settembre saranno a Valle Castellana in provincia di Teramo per incontrare i sindaci dei comuni del Teramano che hanno avuto danni dal sisma dello scorso 24 agosto. L'annuncio da parte del Presidente della Regione Luciano D'Alfonso che stamani presso la Dicomac di Rieti ha incontrato il commissario Errani, il capo della protezione civile Curcio, insieme ai colleghi della Regione Marche Spacca e della Regione Umbria Marini. La riunione è stata utile per fare una ricognizione circa le esigenze dei vari territori colpiti dal sisma. Ascoltiamo le parole del Presidente della Regione D'Alfonso. Noi stiamo andando avanti con questa tabella di marcia molto spinta. Martedì incontreremo a Palazzo Chigi le forze sociali ed imprenditoriali dei territori e naturalmente anche del livello nazionale. Stiamo dettagliando anche la macchina per quanto riguarda le risorse normative e finanziarie per la ricostruzione e il 15 alle ore 15:30 a Valle Castellana verranno sia Errani che Fabrizio Curcio per incontrare gli altri comuni del Teramano che hanno conosciuto danni, danneggiamenti e crolli a seguito del terremoto del 24 di agosto. Non rinvengo situazioni tali per cui ci sia bisogno per esempio di strutture mobili temporanee denominabili casette come nel caso per esempio di Amatrice o nel caso di Accumoli. Noi opereremo nella dettagliata descrizione dei danni per fare in modo che ogni danno dove anche si verifica puntualmente, anche a distanza di quelli che sono stati i fuochi, dei danneggiamenti sismici, anche quei danni puntuali fuori dalla realtà del cratere troveranno copertura amministrativa e finanziaria. Io sono molto riconoscente alle realtà di protezione civile che hanno saputo animare le due realtà villaggio che hanno accolto cittadini che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni o perché crollate o perché inagibili. Un reparto completamente dedicato ai pazienti con patologie croniche che necessitano di una lungo degenza. Stamani l'inaugurazione nell'ospedale di Ortona, l'investimento è di 120.000 euro. Procede il riordino della sanità in Abruzzo. Dopo le polemiche che si erano sollevate, le preoccupazioni di chi vedeva togliersi dal proprio territorio interi reparti, Ortona oggi inaugura un reparto dedicato esclusivamente alla lungodegenza. Il concetto, portato avanti sin dall'inizio, è stato quello di evitare sovrapposizioni in più territori e dedicare invece pertinenze specifiche ai poli ospedalieri. È un reparto nuovo ed è uno di una lunga serie perché abbiamo inaugurato ginecologia oncologica, oggi lungodegenza, prossimamente ci sarà anche la dermatologia oncologica, la riabilitazione e tanti altri servizi. L'idea finale e conclusiva è quella di dire io scendo in campo con 11 giocatori che non siano 11 difensori, che erano i vecchi presidi abruzzesi, tutti a fare le stesse cose con numeri diversi e qualità scarsa. Invece l'idea è dare a ognuno una sua vocazione. Il nuovo reparto, costato 120.000 euro all'ASL di Vasto Lanciano Chieti, offrirà già dalla prossima settimana ospitalità con 24 posti letto dotati di tutte le più recenti innovazioni del campo, a partire dai letti completamente automatizzati, materiali tecnici per evitare le complicanze dei lunghi periodi costretti a letto, un salottino pensato per gli incontri con i visitatori, la ripavimentazione dell'intera area e la consapevolezza di poter gestire più appropriatamente un carico di pazienti che nel 2015 ha raggiunto le 1500 unità. Si tratta infatti di un modulo assistenziale connesso strettamente alla geriatria e a tutte le patologie definite croniche. Ortona oggi è il presidio abruzzese con il più alto tasso di mobilità attiva, cioè viene la gente da fuori, qui a Ortona, dalle altre regioni e dalle altre province per farsi curare, soprattutto per i servizi oncologici connessi al femminile purtroppo, ma insomma così come ci sono i problemi il sistema sanitario con qualità come qui a Ortona deve caricarsi di risolverli. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un video definito shock sullo stato di salute del fiume Pescara, parlando di anni e anni di incuria da parte delle amministrazioni locali.
Pettinari, attraverso un video avete mostrato le condizioni in cui oggi è il fiume Pescara, avete definito questo un video shock, perché? Sì, intanto voglio ringraziare l'autore, che è un simpatizzante del Movimento 5 Stelle, Lorenzo Bosi, un cittadino, un semplice cittadino, che ha fatto quello che avrebbe dovuto fare lo Stato. Quindi quando i cittadini si sostituiscono allo Stato è una grandissima cosa. È un video shock perché documenta dall'Aquila a Pescara, dal fiume Aterno al fiume Pescara, tutti gli scarichi abusivi. È allarmante perché ci fa vedere tutti questi scarichi abusivi ogni 100 metri con acqua nera, acqua putrida, acqua schiumosa che va e impatta all'interno del nostro fiume, che ho anche delle trote, dei pesci, lui documenta morti, senza vite, e in alcuni tratti non c'è proprio vita per centinaia e centinaia di metri. Quindi io dico, ma è mai possibile che questo problema c'è da decenni e le varie amministrazioni che si siano succedute non sono mai riuscite a fare una mappatura millimetrica e puntuale come ha fatto questo cittadino, e soprattutto intervenire con le forze di polizia a disposizione per sanzionare e stoppare queste immissioni, perché le forze di polizia senza ombra di dubbio si sono mostrate sempre a disposizione, ma era la politica a doverle utilizzare con forza per poi andare a bloccarle definitivamente. Invece torniamo ancora oggi a parlare di queste cose. Il presidente della regione in campagna elettorale aveva promesso ai cittadini fiumi più belli e più puliti. Tutto il contrario, questa è la realtà, perciò è drammatico. Allora noi diciamo, noi abbiamo presentato diversi atti in regione per risolvere questo problema, abbiamo le nostre proposte che non vengono ascoltate, siamo disponibili a metterci attorno a un tavolo, se loro ci chiamano, anche a fare proposte migliorative per andare avanti. Bisogna rimboccarsi immediatamente le maniche perché il problema è serio. E ora andiamo a Teramo, il sindaco Maurizio Brucchi, dopo la riunione con i dirigenti scolastici svoltasi in mattinata, ha ufficializzato la data di riapertura delle scuole comunali. Si torna sui banchi il prossimo 19 settembre. Questa mattina, a seguito del sopralluogo fatto fin dalle prime ore della mattina in tutte le scuole, in quelle dove si stanno svolgendo i lavori, mi sono reso conto che i lavori non termineranno per la giornata di domani e domenica, c'è bisogno ancora di qualche giorno, in alcune scuole lunedì, in altre scuole martedì, in altre mercoledì. Voglio ribadire che non sono problemi strutturali, sono i problemini che avevamo segnalato, cioè di sistemazione di un intonaco, di sistemazione di un calcinaccio, quindi lavori di piccola manutenzione, però terminati questi lavori dobbiamo anche sapere che poi le scuole vanno pulite, e quindi di concerto con i 5 dirigenti scolastici che ho ricevuto poc'anzi abbiamo insieme deciso che a questo punto è meglio riaprire il 19. Ci sarà questa settimana che servirà, diciamo, a rimettere a posto tutte le scuole, e in modo che per il 19 le scuole saranno pronte a ricevere i ragazzi. Questo tra l'altro serve anche un po', come dire, ma non è la motivazione ovviamente principale, serve un po' anche a cercare di rasserenare un po' gli animi. Tutte le nostre scuole non hanno subito danni, tutte le nostre scuole sono agibili, 12 di queste scuole hanno la verifica sismica, sulle altre 19 ci stiamo attrezzando. Ieri il dato che ci ha dato la Regione, lo voglio sottolineare, in Abruzzo la media delle scuole con verifica sismica è pari al 3,8%, a Teramo è pari al 39%. Questo non è che mi solleva per quello che c'è da fare, assolutamente, però questo fa capire che noi abbiamo lavorato. Se la media delle scuole in Abruzzo che hanno la verifica è sotto il 4%, noi siamo vicino al 40%, insomma vuol dire che tutto sommato in questi anni ci siamo dati da fare, che ne dicano poi gli altri, però questo adesso mi interessa attivamente. Il comune di Chieti è intervenuto sul caso della sicurezza nelle scuole. Questa mattina è stato fatto un rendiconto di tutti gli interventi operati fino ad oggi, adeguamenti, messa in sicurezza e analisi degli esperti per una spesa complessiva di 10 milioni di euro. Se negli ultimi giorni l'attenzione generale è stata dedicata alla sicurezza degli edifici scolastici per l'imminente riapertura delle scuole, dopo il sisma del 24 agosto scorso, suscitando anche forte preoccupazioni per molti genitori, il Comune di Chieti mette in chiaro tutte le attività portate avanti dal 2009 ad oggi sul fronte prevenzione e messa in sicurezza. Il Comune ha speso 1 milione di euro in attività che hanno coinvolto tecnici ed esperti per mappare lo stato di salute di più di 30 edifici.
più importante degli investimenti, cioè quello che doveva dirci in che stato di salute fossero le nostre scuole, lo abbiamo fatto noi dal 2009 in poi, e valgono 1.100.000 euro di studi di vulnerabilità, e grazie a questo che oggi noi sappiamo lo stato in cui si trovano le nostre scuole. E da quello partiamo per dire innanzitutto che le nostre scuole, quelle aperte, sono agibili, due le abbiamo chiuse perché non agibili, e sulla scorta degli studi di vulnerabilità sismica abbiamo iniziato gli interventi. L'ammontare degli investimenti adoperati per le scuole è di quasi 10 milioni di euro, 32 edifici scolastici che comprendono asili nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, secondaria di primo grado, per un totale di 4.900 alunni. La buona notizia è che non ci saranno variazioni sull'avvio dell'anno, tranne per una scuola che da pochi giorni ha concluso i lavori di adeguamento sismico. Nessuna variazione se non lo slittamento di soli 3 giorni per la primaria e per la scuola dell'infanzia di Via Lanciano, dove abbiamo fatto lavori di miglioramento e adeguamento sismico e dove sono in corso i lavori di sistemazione e di ritrasferimento degli arredi che si trovavano presso un'altra scuola. Una donna e i suoi due figli di 8 e 5 anni sono rimasti feriti in un tamponamento tra auto a Auricola in provincia dell'Aquila. Sono stati trasportati nell'ospedale di Avezzano dove dopo i primi controlli i medici hanno ritenuto non gravi le loro condizioni. Accertamenti sulle modalità dell'incidente che ha coinvolto altri due veicoli sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Tagliacozzo. Il Comitato Braga a Teramo esprime preoccupazione per il futuro dell'istituto musicale rimasto senza sede dopo il terremoto dello scorso 24 agosto e attacca l'amministrazione comunale per aver proposto una sede senza alcun requisito di legge. Il Comitato Braga esprime preoccupazione per il futuro dell'istituto musicale che dopo il terremoto dello scorso 24 agosto si è visto sparire a causa dei danni provocati dal sisma sia la sede storica di Piazza Verdi sia l'edificio del COMI dove temporaneamente svolgeva la parte didattica. Sicuramente non ci aiuta l'atteggiamento dell'amministrazione comunale, ha dichiarato il presidente del Comitato, che invece di dare una mano continua a proporre una sede come il Parco della Scienza che non ha alcun requisito né di legge né logistico per ospitare un conservatorio. Tantomeno si riesce a parlare in città di una scuola come la Molinari che attualmente è vuota e che paradossalmente viene pensata come soluzione per delle scuole in difficoltà. Quindi prendiamo atto che il conservatorio per il sindaco di Teramo non è una scuola. L'istituto ha fatto una richiesta al demanio perché è stato individuato nell'ex archivio nella zona di Porta Romana una possibilità concreta, visto che ha tutti i requisiti e attualmente è vuoto sostanzialmente, però i tempi burocratici non sono veloci. Vogliamo mettere in evidenza anche le difficoltà dell'utenza che si trova a dover spostarsi momentaneamente nella sede di Giulianova, che è stata individuata come palliativo per mantenere una continuità didattica. Questa situazione rischia di protrarsi e sta creando grossi problemi anche in termini di iscrizioni per l'anno che sta arrivando, quindi questa è la prima cosa. Poi tra l'altro volevamo ribadire questa assoluta impossibilità a prendere in considerazione la sede del Parco della Scienza come idea. Inoltre anche una proposta da fare al Consiglio di amministrazione, cioè quella di esonerare, come ha fatto l'Università di Teramo, ad esempio ragazzi che provengono dalle zone del sisma per quanto riguarda il pagamento delle rette, potrebbe essere un bel segnale. Grazie ad un bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri ci saranno 18 milioni di euro per la riqualificazione urbana delle periferie, importante la sinergia tra soggetti pubblici e privati. Sindaco Alessandrini, 18 milioni di euro grazie ad un bando della Presidenza del Consiglio per riqualificare le periferie urbane, in questo caso le periferie della città di Pescara. È un bando molto importante che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha licenziato a fine maggio. Ci sono complessivi 500 milioni, 18 per città capoluogo di provincia. La città di Pescara naturalmente partecipa con l'ambizione di vincere a questo bando, lo fa avendo sviluppato forme virtuose di partenariato con i soggetti
pubblici e con i soggetti privati, e il concetto è che questi 18 milioni sviluppano interventi per complessivi 58. Gli ambiti sono quelli della riqualificazione della sicurezza delle periferie, una scelta non casuale visto che le periferie sono luoghi molto sensibili del terzo millennio. Abbiamo coinvolto professionalità interne ed esterne del Comune, abbiamo lavorato nel mese di agosto, abbiamo inviato il progetto il 29 di agosto. Attendiamo naturalmente i tempi della Presidenza del Consiglio per esaminare questo progetto e gli altri progetti che senz'altro arriveranno dalle città, e siamo naturalmente ottimisti perché abbiamo svolto un lavoro senz'altro di qualità volto ad assicurare quella che Renzo Piano definirebbe la ricucitura e il rammendo urbano. Riqualificazione urbana, ma parlando di periferie, anche un recupero sociale di queste zone. Penso al fatto che oggi noi dobbiamo confrontarci con una società complessa che fa i conti con un terrorismo globale, e questo terrorismo in Europa, in tutta l'Europa, si sviluppa proprio nelle periferie, l'abbiamo visto a Parigi, l'abbiamo visto a Bruxelles. Certamente Pescara non ha di questi problemi, ma è ugualmente importante procedere con interventi che abbiano naturalmente una valenza inclusiva sociale così importante. La Regione Abruzzo stanzia 200.000 euro per sostenere le iniziative di protezione civile locale. È aperta la presentazione dei progetti. È possibile presentare i progetti per la concessione dei contributi alle unioni di comuni per la creazione e il rafforzamento dell'Ufficio Unico di Protezione Civile. La Giunta regionale ha infatti approvato l'avviso pubblico relativo. Il documento si prefigge di incentivare e sostenere le politiche di associazionismo tra i piccoli comuni attraverso la gestione di servizi con una copertura finanziaria pari a circa 210.000 euro. Sarà possibile presentare un solo progetto che può essere finanziato per un importo non superiore a 20.000 euro, da concludersi entro il 31 dicembre 2017. Attraverso l'Ufficio Unico, i comuni dell'Unione prendono in considerazione i rischi potenziali per la popolazione, le infrastrutture e il territorio, stabilendo l'organizzazione delle risorse in termini di persone, mezzi e materiali e le modalità per svolgere le attività di pianificazione, di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi. L'organizzazione è calcolata sulla realtà dei comuni dove sarebbe impossibile realizzare una struttura di protezione civile autonoma. In quest'ottica si lascia quindi all'ufficio il compito della gestione delle attività tecnico-organizzative. I sindaci restano comunque responsabili della gestione dell'emergenza nel proprio territorio. Con questo provvedimento, ha detto il sottosegretario alla protezione civile della Regione Abruzzo, Mario Mazzocca, intendiamo sostenere le politiche locali di promozione e associazione tra piccoli comuni, rafforzando la loro capacità istituzionale e amministrativa per gestire l'emergenza. Stiamo all'Aquila perché entra in consiglio la nuova consigliera di parità. La disuguaglianza di genere nelle politiche del lavoro sarà il punto di partenza. Sarà Alessandra Genco, classe 65 pescarese, fino a qualche mese fa la componente della segreteria regionale della CGL, la nuova consigliera di parità della Regione Abruzzo. Sua supplente, la teramana Monia Pecorale, classe 72, dipendente dell'Istituto Zooprofilattico di Abruzzo e Molise. Genco e la Pecorale sono state nominate il 9 agosto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su designazione però della Regione Abruzzo. Genco sostituisce Letizia Marinelli che, anche su questa testata, aveva denunciato una vera e propria azione di mobbing nei suoi confronti e l'assenza di mezzi e strumenti per svolgere l'incarico, contestando anche la validità dell'avviso pubblico indetto a marzo. La priorità delle politiche di genere in Abruzzo, ha subito detto la Genco, riguarderà il mondo del lavoro. Quindi vedremo qual è la situazione in modo da poter agire con gli strumenti che sono messi a disposizione dalla Regione, dall'Europa e dalla pari opportunità nazionale per verificare quindi una situazione e costruire un progetto di azioni che sono le famose azioni positive per far sì che tutte le discriminazioni nei luoghi di lavoro vengano meno, ma questo riguarda anche la violenza sulle donne che è un punto fondamentale. Nei luoghi di lavoro c'è violenza, in alcuni casi viene denunciato, in altri no, quindi è un ambito assolutamente ampio. Quindi è la conoscenza quello che per il momento è la mia priorità.
Marinella Sclocco, entrando nel merito, ha elencato dunque gli strumenti finanziari per dare concretezza a queste politiche di parità. Oltre alle normative che esistono già sulle pari opportunità, uno strumento finanziario è l'FSE. Con l'FSE abbiamo già previsto diverse misure a favore delle donne. Intanto, per esempio, c'è il microcredito. Con il microcredito negli ultimi due anni abbiamo voluto usare questo strumento cercando di aiutare le donne escluse dal mondo del lavoro con un'età adulta, che sono le più complicate da reinserire, che sono quelle che hanno più probabilmente una famiglia sulle spalle. E ora torniamo ad occuparci di una vicenda molto attuale a Pescara, ovvero il taglio degli alberi. Questa mattina se ne è parlato in Commissione Controllo e Garanzia, alla presenza anche delle associazioni ambientaliste. Ho voluto convocare questa commissione proprio per trattare un argomento che in questi giorni va per la maggiore in città, perché questa vicenda è veramente inquietante. L'amministrazione che sta tagliando alberi a tutto spiano senza un effettivo controllo, soprattutto pini che sono la storia di Pescara. Ecco, vogliamo capire perché c'è questa operazione che si sta portando avanti a tamburo battente, senza ascoltare le associazioni, senza ascoltare i cittadini, senza ascoltare i consiglieri comunali che hanno preso una posizione chiara, perché questa vicenda può essere gestita nella maniera migliore, non in maniera improvvisata come si sta facendo. Sì, c'è questa relazione di cui si parla, ma mi sembra che ci siano relazioni altrettanto importanti che dicono che forse questi alberi non dovevano essere tagliati e che di fronte a una situazione tale per cui ci sono delle zone in cui gli alberi, i pini sono rappresentativi di una storia della città, bisogna andarci con i piedi di piombo. Ecco, chiediamo al sindaco di evitare queste posizioni oltranziste. Io l'ho definito scherzosamente Attila in questi anni, perché con la vicenda del mare o altre vicende sicuramente lui non sta facendo gli interessi della città, però sulle piante e sui pini veramente sta esagerando. Abbiamo convocato anche le associazioni che si interessano di ambiente, perché loro hanno preso chiaramente una posizione definita, ma credo che questa sia la posizione di tutti i cittadini di Pescara. È morto a Boiano, in provincia di Campobasso, sua città natale, Monsignor Antonio Nuzzi, aveva 90 anni. Nuzzi era stato eletto vescovo nel 1981 e guidò la curia di Conza, Nusco e Sant'Angelo dei Lombardi in Campania negli anni successivi al tragico terremoto dell'Irpinia. Dal 1988 al 2002 invece fu vescovo della diocesi di Teramo Atri in Abruzzo. Dopo essere andato in pensione si era ritirato appunto nella sua Boiano, dove è morto e dove domani, sabato alle ore 11, saranno celebrati i funerali. Ed ora apriamo la pagina sportiva e parliamo di questa antivigilia di Pescara Inter, che non sarà una partita qualunque per il difensore biancazzurro Cristiano Biraghi, che ha fatto tutta la trafila delle giovanili dell'Inter ed è lui stesso a confermarlo. Per me è una partita speciale, ma nessuna vendetta nei confronti della società nerazzurra. Ascoltiamolo. È stata la mia squadra per tanti anni, la squadra della mia città, e la squadra per cui ho tifato e per cui comunque tifo. No, non c'è rivalsa, sicuramente una partita, è sempre una partita di calcio come tutte le altre, però come tutte le altre non è, perché comunque, ripeto, è una squadra che è stata per tanti anni la mia squadra, quindi è una partita un po' speciale. Sicuramente sarà una partita difficile, perché l'Inter non è partita bene, perché hanno avuto i loro problemi con gli allenatori, cambio di allenatore prima di iniziare il campionato, che non è facile. Un allenatore che ha la prima esperienza in Italia, che comunque credo non parli la lingua, quindi farà anche fatica a comunicare, e che comunque il lavoro che ha portato, il lavoro di un allenatore, ci vuole sempre un po' di tempo per vederlo. Adesso hanno avuto due settimane per lavorare e sarà una partita difficile, perché ha grandi giocatori, grandi nomi l'Inter. Quest'anno si è rafforzata tanto e credo che sia appena al di sotto della Juve come,
come qualità di giocatori. Quindi sarà una partita difficile, molto difficile. Candreva è uno dei giocatori italiani più forti e più in forma in questo momento. È un test forse più difficile dell'anno per me direttamente, però sono tranquillo, sto bene, domenica si vedrà. Certo, noi siamo una squadra forte, che impronta tutto sul piano del gioco. E abbiamo messo in difficoltà il Napoli, abbiamo messo in difficoltà forse ancora di più il Sassuolo, che secondo me era ancora più difficile del Napoli come partita, perché il Sassuolo arrivava già da 5-6 partite ufficiali dove non aveva mai perso e dove comunque anche loro improntano tutto sul gioco e mettono sotto tutti. Noi invece dal primo all'ultimo minuto credo abbiamo fatto una partita di grande spessore. E sempre per quanto riguarda la partita tra Pescara e Inter, le maglie indossate, appositamente personalizzate con una patch realizzata ad hoc, saranno in vendita su eBay. Contemporaneamente sulla pagina ufficiale dell'associazione Massimo Oddo Onlus e sulla pagina ufficiale della Fondazione Pupi, che fa riferimento all'ex capitano e ora dirigente dell'Inter Xavier Zanetti, saranno pubblicate quotidianamente sui profili Facebook di riferimento e linkati sui siti delle due società per permettere ad amici, sostenitori, tifosi e collezionisti di partecipare alle aste e dare un sostegno a chi sta vivendo un tragico momento. Tutto il ricavato delle vendite servirà ad acquistare direttamente beni di prima necessità o materiale che saranno suggeriti da Croce Rossa e Protezione Civile per capire ciò che sarà realmente utile alle popolazioni colpite dal sisma. I responsabili dell'iniziativa si recheranno personalmente a raccolta fondi ultimata per consegnare quanto acquistato. E il 18 settembre prossimo non si giocherà a Crotone ma a Pescara la partita prevista in calendario tra la squadra calabrese ed il Palermo. La notizia ormai ufficiale in seguito anche alle ultime novità emerse per quanto riguarda i lavori di realizzazione dello stadio Ezio Scida di Crotone. Una serie di prescrizioni da parte del CONI relative al progetto di adeguamento dello Scida costringono a rinviare la prima partita casalinga che era prevista appunto per il 18 settembre contro il Palermo. Consapevoli per il grande disagio subito da tutti i tifosi e cittadini di Crotone, si legge in una nota congiunta di FC Crotone e Comune di Crotone per questo nuovo rinvio. Preso atto di tutte le disposizioni, CONI, società e Comune sono già in campo per rispondere in modo tempestivo e fattivo a tali richieste. In tal senso è stata svolta nel pomeriggio una ulteriore riunione. L'obiettivo è quello di mantenere elevato il ritmo dei lavori, così come si sta già facendo, per consegnare l'impianto alla città nel più breve tempo possibile. E ora scendiamo in Lega Pro perché questo è un venerdì di vigilia in vista della gara di domani per il Teramo alle 18.30 allo stadio Bottecchia di Pordenone. Oggi seduta di rifinitura, non sono stati convocati dal tecnico Zauli oltre a Orlando e Cericola neanche i centrocampisti Di Paolo Antonio e Carraro. Si profila dunque la conferma del 4-3-3 con l'inserimento di Petrella tra i primi 11 e la conferma di Croce al centro dell'attacco. Tra i friulani il tecnico tedino recupererà dopo la squalifica Burrai e sembra intenzionato a confermare 10 undicesimi della squadra vincente a Forlì. Ascoltiamo ora l'allenatore del Teramo ed ex della partita, ex allenatore del Pordenone, Lamberto Zauli. Andremo a Pordenone per vincere la partita, non per spiccare un eventuale volo. Noi vogliamo andare a Pordenone per vincere la partita perché in questo momento penso che oltre alla classifica ci serve soprattutto perché per dare autostima, per credere in quello che facciamo, per compattare un gruppo completamente nuovo. Quindi noi siamo concentrati non su Modena, su Pordenone, andiamo a affrontare una squadra forte dove l'anno scorso ha fatto la semifinale dei playoff, dove quest'anno sono arrivati tanti giocatori, quindi noi dobbiamo pensare a noi, non alla classifica, non in questo momento del campionato chiaramente, sapendo che servono le partite da impresa per fare punti in questo campionato e quindi lo spirito che mi piacerebbe vedere della squadra deve essere assolutamente quello di domenica scorsa,
con miglioramenti sotto l'aspetto tecnico, tattico, che sicuramente ci vogliono per ottenere punti. No, ma io non mi sento un ex, l'ho sentito scritto, perché purtroppo quella parentesi è cominciata, non è neanche mai cominciata, perché sin dall'inizio andai a parlare col presidente, lui dopo aver parlato con tante persone, dopo un quarto d'ora decise che ero io l'allenatore, poi ci furono tanti problemi da subito e infatti insomma dopo pochissime partite finì il rapporto, quindi sono stato lì, è stata una parentesi molto negativa professionalmente, ma sotto il profilo dell'esperienza molto utile, e quindi come tutte le cose mi piace guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, e quindi è stata un'esperienza per la mia crescita positiva anche questa brevissima di Pordenone. Non cado nelle provocazioni, io penso che il modulo che abbiamo fatto col Bassano ci dia un po' più di compattezza rispetto a quello che avevamo fatto nelle partite precedenti. E quindi pensiamo di continuare così, abbiamo valutato anche un'altra alternativa, che non dico, se no capace me la fibbia al vicepresidente o... E finisce qui la seconda edizione del TG6, la prossima in onda alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.